Allora, Matteo Renzi, è vero che lei oggi, di fronte a tutto quello che è successo, aveva cominciato a prendere in considerazione l'idea di dimettersi dalla direzione del Partito Democratico? Me l'ha detto l'uccellino. Dopo ragioniamo di chi è l'uccellino, mettiamola così. Un agnellino. Sacrificare. No, io la vedo in questo modo. Le dimissioni dalla direzione del PD sono tutte robe molto politichesi. Io credo che gli italiani sappiano che oggi il PD è, paradossalmente, l'unica speranza per l'Italia. So che adesso terrore no, dico, in studio. Pensa come siamo messi. Pensa no? Come fate, terrore in studio. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo un paese che o cambia o muore davvero. Cioè l'Italia deve cambiare nella burocrazia, nella gestione del lavoro, della formazione professionale, dell'innovazione. Non faccio la parte del programma, se vuole, se c'è tempo la riprendiamo dopo. L'Italia deve cambiare. PDL è in tutt'altre faccende affaccendato. Oggi non è che uno sente, immagina di affidare la speranza di cambiamento a Berlusconi, Brunetta e Schifani, ma non per un giudizio su di loro che pure c'è, ma perché hanno già avuto l'occasione. L'hanno buttata via, cioè il fatto politico reale è che in questi 10 anni Berlusconi poteva cambiare il paese, magari l'avrebbe cambiato in peggio, in meglio, non lo so, non l'ha cambiato. Grillo è la scommessa persa di queste elezioni. Sono 5 stelle, ma sono stelle cadenti. Era la grande speranza, l'idea di poter finalmente rivoluzionare la politica, si è arroccato, poi qualcuno dirà che è colpa del PD, qualcuno dirà che è colpa di, non lo so, ma è evidente che non è la speranza di cambiamento. Oggi, paradossalmente, nonostante noi, il PD è l'unica speranza di cambiamento. Allora, la questione è se il PD cambia per cambiare l'Italia o se il PD riproduce 20 anni dopo gli stessi schemi di divisione interna. Cioè se il PD fa un grande progetto per il paese e dice vabbè ragazzi, le cose che abbiamo sbagliato le abbiamo sbagliate, ma adesso ci mettiamo seriamente a raccontare come sarà l'Italia dei prossimi 20 anni, cioè come i nostri figli vivranno in questa Italia, oppure il PD è destinato all'eterna incompiuta. Dice perché hai fatto tutto sto ghirigoro iniziale? Per dire che la discussione di queste ore del PD, slegata dai problemi del paese, è pura politichese. È incomprensibile e anche le eventuali dimissioni dalla direzione non aiuterebbero nessuno a capire di che cosa stiamo parlando. Io dico, se il PD, che deve fare un congresso a norma di statuto entro il 7 novembre, cioè questa storia di Epifani forse fa le regole... Sa che il 7 zoggia, novembre è l'anniversario della rivoluzione bolscevica. Lei non lo sa perché è di un'altra storia. No, ora, a questo livello ci arrivo, però la rivoluzione d'ottobre, soprattutto perché era la rivoluzione d'ottobre che era a novembre, no? quelle cose che persino okay, gli studenti di Vignano sull'Arno potevano vagamente... Anche il Deutsch. vagamente intuire. Però il 7 novembre è, oltre la rivoluzione d'ottobre, è il fatto, è il giorno in cui Pezzani si è insediato. Ma il giorno in cui Pezzani si è insediato ha provocato molti meno danni della rivoluzione d'ottobre, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quindi c'è una norma statutaria che impone al PD di fare il congresso entro quella data. E io sono sicuro che Epifani non vada oltre quella data. Devono fare le regole anche lì, non è vero, le regole ci sono già. Devono decidere se si aprono o si chiudono. Cioè se fanno il partito che fa i respingimenti, tanto per restare in tema, cioè il partito che quando la gente vuole venire a votare dice no, tu non votare, portami il certificato medico. Fammi vedere se la dichiarazione dei redditi corrisponde al codice fiscale che ha... È stata una cosa impressionante. Oppure se il partito si apre. A me piacerebbe un partito che smettesse di discutere di regole. Da domani il fioretto estivo è anche sulle regole del PD, quindi a me non mi ci ritrovano proprio più a discutere di regole. Facciano le regole che vogliono. Se le regole saranno regole che permetteranno la partecipazione, io cercherò di portare tutto il contributo di entusiasmo. Si calano qui il democristiano, portare il contributo no. Portare il contributo no, questo lo dice, se ci sono lo diceva le primarie aperte mi candido sì, se non ci sono le primarie aperte non mi candido. Una risorsa. Perfetto.